Salve a tutti e bentrovati in una nuova pillola di benessere. Siamo nella settimana più golosa dell'anno, settimana durante la quale le occasioni per mangiare saranno ancora più numerose e anche le calorie, anche i cibi che andremo a consumare saranno molto ma molto più sostanziosi. Cibi quali pasta, quali secondi, ma anche i dolci tradizionali italiani, anche della tradizione calabrese, che apporteranno un quantitativo calorico molto importante. È impensabile dire di non mangiare sia il 24 che il 25, così come anche durante la vigilia di Capodanno e Capodanno stesso, però sicuramente si possono seguire delle piccole attenzioni per far sì di non ritrovarsi con l'anno nuovo con 4-5 kg in più, come spesso invece accade. Da nutrizionista, il primo consiglio che posso darvi è quello di mangiare la frutta non a fine pasto, come di solito spesso ho consigliato, bensì la frutta può essere inserita come spuntino a metà mattina e a metà pomeriggio. Questo perché durante il pasto, comunque il pasto sia del 24 che del 25 sarà un pasto molto ma molto complesso, pasto durante il quale possiamo assaggiare tutte le pietanze. Pensiamo al 24, dove spesso c'è la tradizione di fare 13 portate, è impensabile dire no, ne mangio una piuttosto che un'altra. Magari ne assaggiamo un po' di tutto, però sicuramente evitiamo il bis oppure evitiamo la scarpetta, così come se ci sono gli antipasti magari limitiamo il quantitativo di pane durante gli antipasti. Così come prestiamo molta attenzione alla quantità di alcolici che andiamo a bere. Tra un brindisi e un altro si possono arrivare a superare anche 100 calorie, quindi prestiamo attenzione agli alimenti ma anche al brindisi, quindi sia al vino sia allo spumante, ma con moderazione. Mentre invece la frutta, dicevamo che non la mettiamo a fine pranzo e a fine cena perché potrebbe comunque andare ulteriormente ad appesantire il lavoro del nostro digerente, lo usiamo come spuntino. A fine pranzo possiamo invece inserire il dolce, dolce che possiamo concederci in maniera anche più tranquilla e serena anche a colazione, mentre invece come spuntino metà mattina, metà pomeriggio e soprattutto alla sera i dolci è meglio evitarli. C'è da dire che dobbiamo anche evitare quelli che sono i digiuni compensatori, ossia se il 25 soprattutto ci si rende conto di aver mangiato molto ma molto di più, molti praticano il digiuno compensatorio, quindi magari non si mangia il 25 sera e poi si arriva il 26 a pranzo del tutto affamati. Ciò non è bene né per il nostro metabolismo né tantomeno per il fatto che il 26 sicuramente si mangerà ancora di più, perché facendo più di 12 ore di digiuno ovviamente il nostro corpo avrà bisogno di cibo, perché il cibo è energia. Così come se vi regalano dei dolci oppure se voi farete dei dolci tipici natalizi, il consiglio è di, oltre a tenerli in casa, anche di regalarli agli amici in maniera tale che in casa non ce ne siano in quantità abbondanti. Così come i vassoi con dentro torroncini, cioccolati, non sono degli alimenti spezzafame, assolutamente, perché anche dal punto di vista calorico sia il torroncino che il cioccolato stesso apportano, pur in piccole quantità, un quantitativo calorico importante. I nostri alleati del benessere, che lo sono sempre ma a maggior ragione durante le feste natalizie, saranno l'attività fisica, quindi l'idea di fare delle passeggiate. Magari da noi c'è anche la tradizione di andare a visitare i presepi ed è un qualcosa che si può benissimo fare a piedi, o comunque andare a smaltire eventuali sgarri alimentari che sicuramente potrebbero esserci. È bene quindi muoversi, parcheggiare la macchina un pochino più distante e muoversi un pochino di più a piedi, così come l'acqua, che deve essere sempre presente, ricordiamo l'apporto idrico di almeno 2 litri, che a maggior ragione durante le feste deve necessariamente essere nostra fedele alleata. Mi piace concludere questa pillola con una massima di Cicerone, che ci ricorda come il piacere dei banchetti si deve misurare non sulla squisitezza delle pietanze, ma sulla compagnia degli amici e sui loro discorsi. E ringraziando Luca Chito in regia, io vi do appuntamento alla prossima pillola di benessere, augurandovi buone feste. Arrivederci.